Bentornati in un nuovissimo video. Oggi vediamo l'ultima camera del mio viaggio in Giappone che l'ho presa nel cuore pulsante del Giappone, ovvero Shibuya. Shibuya è quella famosissima città dove c'è quell'incrocio dove passano migliaia di persone a ogni semaforo verde sulle strisce pedonali. È veramente un quartiere di Tokyo affascinante, ma bando alle ciance, andiamo a vedere la mia camera. Benvenuti nella mia camera in centro a Tokyo. Prego. Allora, qua ci troviamo all'ingresso e all'ingresso possiamo subito vedere un fantastico armadio aperto dove poter appoggiare, come abbiamo fatto le giacche, poter appoggiare delle cose tipo valigie, buste, acquisti, eccetera. E abbiamo dei comodi cassettini sotto. Di fianco all'armadio possiamo subito vedere la zona lavabo dove appunto c'è il lavandino della camera. Comodissimo anche questo qui perché qua, come ricordo, in Giappone il water è sempre una porta isolata, usciti dal water si ha subito il lavandino accessibile. Qua vediamo un'altra porta che non nasconde altro che il vano doccia con vasca. Qua non so perché le stanze sono tutte piccole, in tutti i bagni è presente una vasca. E qua possiamo vedere invece la stanza dedicata per il water, classico water giapponese, purtroppo essendo sempre in centro città, stanza cieca, quindi abbiamo la ventolina, ma ce la facciamo andare bene lo stesso. Qua nel lavandino possiamo vedere tantissime chicche, tra cui la luce dietro lo specchio che è molto bella, questa finitura strana, molto bella dietro. Vediamo che la parte bagno è fatta dalle mattonelle, mentre la parte camera è fatta da moquette. Veramente, veramente, veramente bello. Qua abbiamo tutto il kit, tutto quello che ci può servire, con anche l'asciugacapelli. In ogni camera d'hotel c'è un asciugacapelli dedicato. Evidentemente perché qua le spine sono particolari, hanno poca potenza, non lo so, però è molto interessante. Spostiamoci adesso nella zona notte. Questa è la zona notte è molto carina, possiamo vedere subito il letto, unica pecca è proprio spiaccicato contro il muro, quindi ovviamente da una zona è scomodo entrarci, ma ce lo facciamo andare bene. Vediamo un fantastico mobiletto con la teiera, qua vanno matti per il tè, ogni albergo ha la sua teiera con il suo kit del tè. E delle comode cianfrusaglie da poter usare, diciamo, per farci il tè, il caffè, varie cose, con anche il frigo bar, che ovviamente ce ne freghiamo. Qua abbiamo il televisore che non affaccia propriamente davanti al letto, ma ovviamente è regolabile, quindi si può regolare per farlo vedere frontalmente. E accanto al letto vediamo una scrivania un po' buffa. Perché dico buffa? Perché è un po' antica. Rispetto alla camera, che come potete vedere con il LED design dietro il letto, è molto moderna e comunque siamo in un building in centro a Tokyo, a Shibuya, veramente super moderno da fuori. Fa molto ridere che ci siano queste due poltrone un pochettino antiche con questa scrivania un pochettino più moderna, il che però la rende fantastica. Ci troviamo a Shibuya e siamo in questa struttura all'11° piano e dietro queste tende c'è infatti una vista pazzesca. Apriamole insieme e possiamo vedere tutti i LEDWALK del quartiere di Shibuya. Quindi abbiamo tutta la città illuminata. Ovviamente sto girando questo video di sera, quindi si vede tutta la città illuminata, ma vi posso garantire che è veramente uno spettacolo. L'11° piano fa un po' impressione perché siamo parecchio in alto, però è veramente affascinante. Il bello di Shibuya sono proprio le scritte luminose che vediamo sui palazzi e la quantità di gente enorme. Tutto molto bello. Questo qui, ragazzi, era il mio hotel a Shibuya e niente che dire. Diciamo che è un hotel un pochettino costosetto questo perché siamo in proprio centro, quindi è un pochettino costosetto. Siamo sui circa 150 euro a notte per persona. Tuttavia, camera molto buona, nulla da dire. Vi ricordo di iscrivervi al canale cliccando il pulsante qua sotto, se il video ti è piaciuto lascia un mi piace. Vi ricordo che sto facendo tantissimi video in verticale per il Giappone che usciranno piano piano e puoi trovare tutti i link qua sotto in descrizione. Ogni video uscirà martedì alle 18, quindi un video a settimana ogni martedì, quindi segnatelo da qualche parte se te li vuoi vedere e non te li vuoi perdere. Con Shibuya termina il mio viaggio in Giappone, ma non preoccuparti perché i video continueranno, perché vi porterò vari video su vari concetti del Giappone che ho imparato in queste 2 settimane di vacanza qua in Giappone. Se potete andarci, vi consiglio assolutamente di andarci perché è un viaggio che merita tantissimo e la loro cultura è fantastica, ma soprattutto loro hanno un rispetto fuori dal comune. Si mettono sempre in fila, rispettano le file, è tutto pulito, non c'è nulla di sporco. Se c'è una cartaccia per terra, per esempio, la raccoglie chi passa, non è che la lasciano lì perché non è loro. E questa cosa è una cosa che mi ha fatto impazzire, togliendo poi la loro cultura spirituale di tutti i templi buddisti, induisti, shintoisti e varie cose. Veramente una città fantastica, meritata. L'unica pecca è che è molto molto lontana dall'Italia.
Io ragazzi vi saluto, per questo video tutto qua. Ciao ciao e ci vediamo al prossimo.